Amministrative, oggi l'esito delle urne. Nel vallone, scelta dei sindaci di Acquaviva Platani, Campofranco e Marianopoli. Il sindaco Calà annuncia, presto il nuovo assessore, probabilmente sarà una donna. Rapine all'Università di Palermo. Nel mirino numerosi studenti del vallone, il racconto di una vittima. Mussomeli, il 3 e il 4 aprile in festa per le reliquie di Santa Chiara. Gli studenti di Campofranco imparano a mangiare sano grazie ad un progetto sulla sana alimentazione. Misericordia Mussomeli, rinnovate le cariche. Carmelo Barba confermato governatore. Playoff, il Mussomeli si ferma a Licata, Chiara Montana in finale. Benvenuti a questa edizione del TG di Castello Incantato. In apertura ecco le news sulle amministrative. Ad Acquaviva vince Salvatore Caruso della lista In Comune per Acquaviva, che batte Claudia Lanza per soli 20 voti. La lista di Giovan Crisostomo Castiglione era invece una lista civetta, creata solo per evitare l'invalidazione dei voti. Caruso occuperà il posto di Totò Mistretta, l'ex sindaco che si è ritirato dopo ben 32 anni di carriera politica. Eppure lo stesso Mistretta può dirsi ancora vincente, visto l'appoggio espresso nei confronti di Caruso. Il neo sindaco ha indicato come assessori Massimo Castellana e Giuseppe Caruso. A Marianopoli vince su Vaccaro l'ex sindaco Carmelo Montagna, un docente residente a Palermo. Montagna, della lista Alleanza Popolare per Marianopoli, ha indicato come assessori Maria Antonietta Bullo e Rosario Bullo. Infine, i risultati dello spoglio elettorale a Campofranco confermano la vittoria di Totò Danna, che batte David Mendola. Danna, 53enne, sposato e con 3 figli, candidato nella lista Liberi per Campofranco, designa come assessori l'ingegnere Michele Monreale e il pensionato Salvatore Saia. A un mese dalle dimissioni di Sebastiano Sorce, ex assessore ai servizi sociali, urbanistica, ambiente e territorio, rassegnate per incompatibilità determinata dalla presenza del fratello Giuseppe nel consiglio comunale, il primo cittadino di Mussomeli, Salvatore Calà, rivela che a breve provvederà a sostituirlo. Il sindaco sembra più che possibilista sull'ingresso di una donna in giunta. Abbiamo la necessità di individuare un soggetto, un componente di sesso femminile, così come prevede la norma. Questo ci comporterà la necessità di effettuarla una sostituzione. Quindi tutto sta per essere fatto con estrema serenità, con estrema tranquillità e con estrema, diciamo, puntualità. Quindi non starei lì a guardare la settimana più, la settimana meno, dico, sono delle cose delicate che richiedono riflessioni, che richiedono attenzione, che richiedono rispetto anche per i gruppi politici della maggioranza che hanno necessità di averla, la riflessione. Quindi dico, sono fiducioso che nel corso di questo mese di maggio saremo chiamati e saremo pronti a dare un nuovo vestito a questa amministrazione. Negli ultimi mesi a Palermo, all'interno della cittadella universitaria e nella zona di Viale delle Scienze, si sono registrate numerose rapine e danni di studenti. Tra le vittime, anche studenti del vallone che hanno segnalato al rettore e alle forze dell'ordine l'accaduto. Un ragazzo di Mussomeli, nell'arco di un mese, per ben 2 volte è stato accerchiato dai malviventi, che sotto la minaccia di un coltello gli hanno intimato di consegnare i suoi beni. I rapinatori, come raccontano gli studenti che vi sono incappati, sarebbero giovanissimi, minorenni e agirebbero in gruppo. Identikit che corrisponde ai 2 quindicenni, arrestati lo scorso 26 marzo nella zona universitaria per rapina aggravata. Ai nostri microfoni il racconto di uno studente che ha chiesto di mantenere segreta l'identità. Sono uno studente dell'Università di Palermo. E quello che oggi voglio raccontarvi è un'esperienza che è successa a me, ma anche a molti miei colleghi. Infatti da qualche mese a questa parte, nel testo di città universitaria, mi è capitato di imbattermi in ragazzini che a volte, anche sotto la minaccia di un tagliatino, ci hanno richiesto dei soldi.
La cosa è davvero spiacevole, infatti più volte ci siamo rivolti tramite le associazioni studentesche, rappresentanti, a chi di dovere, quindi abbiamo fatto presente alle autorità, al rettore, che ci hanno rassicurato sul fatto che prenderanno dei provvedimenti. Io lo spero, quello che posso fare è darvi un consiglio, cioè non camminare da soli ed evitare di tenere in tasca troppi soldi. Il 3 aprile è arrivata da Casteltermini, presso la casa di riposo Padre Calà, la reliquia di Santa Chiara, in occasione della ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita della fondatrice delle Clarisse. Una giornata settimanale trasformata in un giorno di festa, che ha visto la partecipazione confraternale dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Mussomeli, quella del Sacramento della Parrocchia di San Giovanni e quella della Madonna dei Miracoli, unitamente alla Congregazione San Vincenzo Ferreri e degli Amici di San Francesco. Presenti i gruppi ecclesiali della Chiesa Conventuale con la Milizia dell'Immacolata, il Rinnovamento dello Spirito, il Coro Francescano, il Terzo Ordine Francescano e l'OFS. Giovedì pomeriggio, un corteo processionale terminato con l'accoglienza devota e la concelebrazione di un numeroso clero presente nella liturgia eucaristica, presieduta dall'arciprete Padre Pietro Genco. Il giorno successivo, la reliquia è stata portata nelle scuole e dagli ammalati dell'ospedale Maria Immacolata Longo. Nello stesso giorno si sono tenute la veglia di preghiera per Santa Chiara d'Assisi, presieduta dal guardiano Padre Pietro Arcoleo, e la testimonianza della suora Clarissa Mussomelese Maria Paola dello Spirito Santo, al secolo, calogerina Puntrello. Il momento della riconsegna della reliquia ai francescani di Marineo ha segnato il termine delle due fauste giornate. Per la tua pubblicità su castellincantato.it, invia un'email a redazione@castellincantato.it o chiama il numero 328-5516-500. Sabato 24 aprile, gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Campofranco sono stati coinvolti nelle regole del mangiar sano, un obiettivo trasversale di un progetto di educazione alimentare che ha come titolo Insieme tra i sapori e che coinvolge piani di lavoro di tutte le classi e discipline diverse. In particolare, è stata la commissione Orientamento e Continuità ad organizzare questa attività, con l'approvazione della dirigente, la dottoressa Carolina Taibi. I ragazzi hanno portato a scuola numerosi frutti biologici raccolti nelle loro campagne per poter sbizzarrirsi a preparare spremute, frappè, macedonia e tutto ciò che potesse avere il sapore della genuinità. Un altro interessante momento è stato quello in cui i ragazzi hanno incontrato la dottoressa, la dietista Daniela Sorce, per approfondire le loro conoscenze sulle corrette abitudini alimentari, esternando le loro perplessità e aprendo un dibattito costruttivo e nello stesso tempo interessante. In questo particolare momento della loro crescita, e in un mondo sempre più globalizzato e basato su un consumismo sfrenato, la scuola sente sempre più il bisogno di richiamare la loro attenzione sull'importanza di una corretta alimentazione ed educarli ad un consumo consapevole per prevenire i rischi di diverse malattie, quelle delle società ricche. Sono state rinnovate le cariche sociali della Misericordia di Mussomeli, che proprio quest'anno festeggia il 25° anniversario dalla sua fondazione. Fresco di riconferma, il governatore Carmelo Barba annuncia: "Continua sereno e più incisivo il mio impegno verso un'istituzione che in tanti ritengono essere onore e vanto della nostra comunità." Enzo Lagreca è stato eletto vice governatore, mentre Salvatore Ferro è il nuovo segretario. Nel direttivo della Misericordia figurano pure Giovanni Consiglio, Vittorio Catania, Giuseppe Miccichè, Vincenzo Amico, Enzo Gencorusso e Maurizio Noto. Sono stato riconfermato come consigliere nella Misericordia per il prossimo quadriennio. Il compito che dovrò svolgere in questo quadriennio sarà quello di formare i volontari in servizio civile, ma anche i volontari effettivi e i volontari aspiranti, nell'uso delle attrezzature dell'ambulanza.
cercherò di trasmettere loro la mia esperienza nel periodo in cui sono stato io stesso volontario e cercherò di trasmettere loro tutto ciò che mi è stato insegnato durante i corsi che ho frequentato in questi ultimi anni. Il mio ruolo sarà quello di responsabile dei servizi sociosanitari all'interno della Misericordia Mossoneri. Metterò in campo la mia esperienza pluriennale all'interno della Misericordia e spero di riuscire in meglio e con la collaborazione di tutti e nel bene della comunità. Svanisce alicata il sogno promozione del Mussomeli. In una rocambolesca ed emozionante partita, persa 3-2, i rossoblù in 10 minuti rimontano i due gol di svantaggio, ma nei minuti di recupero subiscono la rete del definitivo KO e dicono addio alla promozione. Sorride invece la Chiaramontana, che pareggia in casa 1-1 contro il Milocca ed è già proiettata verso la finale di playoff allo stadio Nino Caltagirone per accedere alla seconda categoria. Allora, ieri sera ho parlato con giocatori ed allenatore e ho chiesto loro di dimenticare i fattacci di Petraperzia e di congedarci per la finalissima che si svolgerà credo fra 2 settimane. Sicuramente andremo a incontrare un forte Real Petit, una squadra che secondo me è la squadra più forte del campionato, con ottimi giocatori. Quello che ho chiesto ai giocatori è di dare il massimo, anche se saremo rimaneggiati, dobbiamo giocare e dare il massimo e il cuore per questa squadra e così fare il salto di categoria, quello che aspettiamo da tanti anni. Invito tutti i cittadini di Mussomeli, tutti gli sportivi a correre in massa al campo sportivo per essere il 12° uomo in campo. E lo stesso invito lo rivolgo anche agli amministratori comunali, al sindaco e a tutti. E questa era l'ultima notizia del TG di Castello Incantato. Grazie per l'attenzione e buona navigazione su www.castelloincantato.it.